prima uscita pubblica per Harry e Meghan Markle, vicini e complici agli Invictus Games. Il principe Harry e Meghan Markle oramai fanno coppia fissa. I due, che intrattengono una relazione da diversi mesi nella quale il principe sembra sentirsi davvero a suo agio, tanto da aver fatto pensare a molti che sia arrivato il suo momento di maturazione definitivo, sono stati fotografati agli Invictus Games di Toronto, di fatto apparendo per la prima volta in pubblico, insieme. Non che non fosse già stati avvistati in passato, baci compresi, e che la loro relazione non fosse conclamata, ma sappiamo quanto le uscite pubbliche ufficiali, anche se in abiti informali come accaduto questa volta, assumano per la corona una rilevanza significativa ai fini della propria comunicazione. William e Kate Middleton, in questo senso, hanno fatto scuola, visto che la presenza della coppia genera chiacchiericcio automatico sul loro conto, cosa che si riversa in automatico sui figli. Mano nella mano agli Invictus Games. La manifestazione paraolimpica è stato il teatro, dunque, della prima apparizione dei due, che mano nella mano si sono avvicinati allo stadio e, sorridenti, si sono appostati con la massima tranquillità sugli spalti, chiacchierando anche con i presenti. Insieme, ma separati, alla cerimonia di apertura. D'altronde nei giorni scorsi i due si erano già presentati alla cerimonia di apertura della manifestazione, che è stata creata proprio da Harry nel 2014. In quel caso, tuttavia, i due si erano appostati separatamente sugli spalti, lui al fianco della First Lady Melania Trump e il premier canadese Justin Trudeau, lei più lontana, al fianco del suo amico Marcus Anderson. Meghan Markle, dal divorzio alla storia con Harry. Il volto televisivo Meghan Markle, che da qualche mese è ufficialmente la compagna del principe Harry, ha un passato sentimentale molto travagliato, oggetto di un'approfondita inchiesta del Daily Mail qualche mese fa. Nel 2004, Meghan Markle ha conosciuto Trevor Angelson. Tra loro, è iniziata una lunga relazione che nel 2011 ha portato al matrimonio. Si sono sposati davanti a un centinaio di invitati e hanno festeggiato per tre giorni. Dopo le nozze si sono trasferiti a Los Angeles, entrambi sognavano di sfondare nel mondo del cinema. Dopo poco, Meghan ha deciso di andare a vivere a Toronto, ma il marito non ha voluto seguirla perché preferiva rimanere vicino a Hollywood dove stava costruendo la sua carriera di produttore e manager. Così, il loro rapporto ha iniziato a vacillare. Nell'agosto del 2013 si sono separati per differenze inconciliabili e nel 2014 è arrivato anche il divorzio. Nello stesso 2014, poco dopo il divorzio da Trevor Angelson, Meghan Markle ha iniziato una relazione con lo chef Cory Vitiello, terminata anche perché accavallatasi con le prime voci relative al flirt con il principe Harry, che poi si è concretizzato solo nei mesi successivi in ciò che sappiamo oggi.